What a tutti ciurma e benvenuti da giocare in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Ricordo ragazzi il vostro sostegno con i like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E per quanto riguarda i commenti che avete lasciato sotto allo scorso episodio, per i quali vi ringrazio tutti chiaramente, ho scelto quello di Angel che dice: piccola curiosità per te, il personaggio di Tess all'inizio è stato pensato per interpretare una cattiva e non una compagna di viaggio. Io questa curiosità sinceramente non la sapevo ragazzi, non ero a conoscenza e sarebbe bello insomma poter approfondire maggiormente la cosa. In ogni caso la volta scorsa ci eravamo lasciati qui ragazzi, quindi purtroppo Tess è morta, abbiamo visto la brutta fine che ha fatto e quindi siamo assieme ad Ellie. Dobbiamo cercare di raggiungere un tizio che a quanto pare conosce Joel per vedere se riusciamo a farci dare una macchina. Merda. Direi continuiamo, prega come se non ci fosse un domani così a caso. No, non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. Esatto, dobbiamo trovare. Ehi, guarda. Che c'è? Che c'è? Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Sì. Vabbè, per lei deve sembrare, raga, tutto una novità pazzesca, no? E vabbè dai, non è successo niente, non te sto a crocifiggere, lasciami fa, andiamo, va, che è meglio. Comunque immagino proprio di dovermi arrampicare qua sopra, è l'unica cosa logica da fare. Un'occhiata da sopra. Ok, qui abbiamo un... mi piace questa cosa. Diventiamo più aggressive con le forbici belle attaccate. Una bella spranga di ferro, mi piace. Potenziamento corpo a corpo. Migliora le armi da mischia per uccidere i nemici con un solo colpo. Il potenziamento può essere utilizzato un numero limitato di volte, chiaramente. Però perdere efficacia una volta esaurita la resistenza. Quindi sarebbe a dire la barra di sotto. Quindi comunque abbiamo imparato a costruire una cosa nuova. Questo è poco ma sicuro, ma ce la faccio ad arrivare fino a lì. E come no, ammazza, scusa Joel. Vediamo. Ok, ci serve questa ragazzi, più che logico ovviamente. Quindi usa le assi per attraversare gli slivelli. Quindi se me l'appoggio qua. No, esatto. Esatto. E quindi adesso faccio la meravigliosa mossa di risalire da questo lato. Ah ah, mizzica, che ingegno ragazzi, che ingegno assoluto. Quindi adesso me la sollevo e tac, la piazziamo esattamente qui. Forza Ellie, di nuovo muovi le tue chiappette secche, rinsecchite. E sei tu Bill? Oh, dove vi incontrate? In diversi posti. Non sei mai stato un po' dove capita? So che vive qui, ma no, non c'ero mai stato di persona. Comunque ambientazione spettacolare. Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. E infatti andiamo. È quello che stiamo andando a fare, Ellie, non c'è bisogno che me lo dica qua tu giù. Seguiamo il fumo, segnali di fumo. Bel salto. Hop! Oh shit, cos'era quel rumore? È quello che penso, esatto, è proprio quello che penso. Come al solito. Allora, prendiamo questa perché ci può essere utile comunque. Ok, basterà aprire questa porta, no? Non aprite quella porta, noi invece la apriamo quella porta. Bello di casa sei qua dentro? A quanto pare no, perlomeno non in questo piano, va bene. Saliamo piano piano, pian pianino, sei qua dentro? Ah merda. Ah no, è di sotto. Va bene, allora qua non ci dovrebbe essere nessuno, perlomeno per ora. Quindi raccogliamo tutto quello che si può raccogliere, tutte le cose super utili. Ok, di qua riusciamo dall'altra parte, carinissimo. Tutto okay. Cerco di imparare a fischiare. Ah, tu non sai fischiare. Eh no, infatti mi hai appena detto che non si fischia. Ah, ecco. Ellie, niente, lascia perdere. Evidentemente non è nelle tue capacità saper fischiare. Va bene, allora sta roba ce l'ha al massimo. Va benissimo, abbiamo fatto il giro. Tutto meraviglioso, quindi. Merda, sta indietro. Ok, è qui che ci aspetta. Dov'è il nostro amico? È qua. Oh, cazzo. Ma se mi avvicino, no? Con fare molto, molto leggero. Dovrò usare un coltello, però. No? Non posso? Non me lo fa afferrare. Ma perché? Cioè, per quale cavolo di motivo? Era lì fermo e immobile. Non posso essere capace. Per una volta che riesco a fare una mezza cosa stealth, manco quella soddisfazione. Grazie mille. Andate a fare in... Oddio!
Dio! Scusate, non mi ero accorta che ce ne fosse un altro giusto dentro questo cazzo di capannone! No! Perché non è andato sulle fiamme? Il rumore veniva da lì. Perché è venuto a divorare me? Ah, scusa, Mi sa che oggi non è affatto la mia giornata. Qui sapete che farò a modo mio. Ecco fatto. Chiaramente. Morice, pezzo di merda. Già bello che risolto, vedete? Se si fa a modo mio, le cose riescono subito. Senza stare troppo a smadonnare. Quindi adesso posso rientrare qua e riprendere la roba che mi serve, no? Perché prima c'avevo delle robe al massimo, ma sicuramente adesso posso usarle. Vabbè, allora, possiamo migliorarla. Quindi adesso sicuramente potrò prendere questa roba. Ok. Ottimo. Tischi, ok, meno male che sono rientrata qua perché chiaramente non mi aveva salvato il checkpoint prima di allora, prima di essere divorata di nuovo come un pollo morto. Raccogliamo questo perché non si sa mai, può essere sempre utile. E allora... Che puttana. Le precauzioni così a caso vanno benissimo, cioè non c'è niente da obiettare, per l'amore del cielo, però adesso a che serviva? Ok, vediamo di qua. Riusciamo a sfondarlo, sto coso? È incastrata dall'altro lato. Ah, però lei può passare di qua, giusto? Aiutami a salire. Ok, brava, infatti. Non sì. Mi pare una buona idea. Sì. Sì che lo è. Posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok, oh, che cavolo. Okay. Sempre a fare lo scettico. Questione di un attimo. Basta che scastra il tubo incastrato. Esatto, certo. Sì. Tanto semplice. Attenta. Ok. Vediamo. Ok. Ecco fatto, impresa riuscita. Bene. Allora, guardiamo dunque, un attimo. Diciamo di qua. Che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Merlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Ok. Quindi il piano mi adesso ricordi? È quello. Sì, li ho visti. Sono degli gnomi. Sai, carinissimi, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Ah. Ma niente fate. Quelle mi fanno paura. Ah, le fate ti fanno paura. Cioè le fatine che dovrebbero essere tanto carine e puccine te fanno paura. Gli gnomi che sono, non so, non direi inquietanti, però fanno un po' senso. No, li trova carini. Ok, Ellie, la tua logica non mi sembra tanto logica, ma diciamo di sì lo stesso, perché tanto te dobbiamo dire di sì. Quindi il piano attualmente, stavo dicendo un attimo fa, è quello di andare da Tommy. Ok, ha senso, quindi fermi tutti. Vediamo... Cosa c'è qui dentro? Speriamo nessun ospite indesiderato. Perché mi starebbe abbastanza sul cazzo, insomma, doverne uccidere un altro. Ok, questo ci può essere utile. Qua non c'è altro. Oh! Ci hai già giocato? Figo! Nah. Ma avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco. A quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel Knives che... Com'era? Ti faceva un buco nello stomaco prima di staccarti la testa a calci. Beh, non sono mai stato un fan di questo genere di cose. Vorrei poterci giocare. Lo so, lo capisco, però... Non è chiaramente possible, quindi... Vediamo un attimo... E quindi... Dobbiamo procedere... Da questa parte andiamo verso il sole. Il sole porta bene, il sole è bello bello. Chissà cosa ci attende dall'altra parte. Non saprei. È abbastanza inquietante. Music store, wow! Qui c'è bella musica, ragazzi. Ci facciamo una suonata? Top! Guarda questo posto.
Sì, ce li ho anch'io gli occhi, lo sto già guardando, Ellie, non c'è bisogno che me lo dica tu. Ogni volta c'è queste frasi così scontate. Ci sono entrata, lo sto guardando il posto. Però vabbè, forse sono io che sono un po' troppo dura con la piccola Ellie. Dovrei lasciarle la possibilità di esprimersi Ehi, è chiaramente, piuttosto liberamente. triste. Cosa? Tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. No, Non lo già. so, non mi sembra giusto. Che ci vuoi fare, Ellie? In questo mondo ci sono tante, tante cose ingiuste, figlia mia. Devi essere pronta ad affrontare l'ingiustizia del mondo. Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro in questa Ok. città? Per quanto ne so, solo lui. Ammazza, è rimasto solo lui, davvero? Ok, quindi vabbè, di qua non si passa. Questo mi sembra anche abbastanza logico. Immagino che dovremmo trovare un modo alternativo per passare. Quale però? Forse da qua dietro? E comunque quel filo lo vedo e come. Non so se voi lo vedete, ragazzi, ma. Porca miseria! Ma che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Per dire poco. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove Vabbè. cammini, andrà tutto bene. Esatto, cioè le trappole so pure giuste da un lato, eh. Ok, ma posso creare un coltello? Direi di usarlo per aprirci qua, ragazzi. Vediamo un po'. Ci siamo. Se ne è valsa la Ah, devi pena, io sentire mi come auguro di suona. sì. Ammazza. Ne è valsa la pena, sì. Guardate un po' quanta roba. Quanta bella roba. Bella robetta. Scusa, Ellie, togliti dei maroni. Ok, qua ci sarà altro. Pare di no. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' il pieno. Mi piace, mi sta bene, mi sta bene. Vediamo di fare attenzione appunto a dove mettiamo i piedi, onde evitare di saltare in aria Cavolo, come riesco a usare imbecilli. l'arco? Immagino di sì. Ok. Andiamo da qua. No, 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 Joel. Pensavo di dover salire sul camion. Me sa de no. Ok. Mi dovevo solo avvicinare in modo giusto. Insomma, se non sai maneggiare, devi attaccare. E vabbè, comunque. Parte tutto. Ottimo. Me gusta, Etta. Me gusta, me gusta. Lascialo Mi usarmi. incanta. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambi, coprirci a vicenda. Non credo. Che non è tanto sbagliato come ragionamento, Joel. Te sei sempre fin troppo, non so, scettico. Te devi fidare un pochettino di più. So che è una ragazzina di 14 Tutto anni non sa ok, tanto sali. quello che fa, però. D'accordo. Dobbiamo un attimo capire. Ok, qua invece come famo? Ci attacchiamo a sta gran ceppa o scendo lì sotto a prendere l'asse, che forse è la cosa giusta da fare. Allora, prendila pure, Ecco, Joel. questa ci sarà utile. Esatto, appoggiala pure qua. Tac. Oggi, soluzioni geniali, ragazzi. Veramente wow, d'avanguardia. Tu, Ellie, guarda pure il tramonto, che è così bello, devo dire. E io mi occupo del resto, come al solito. Ecco fatto. Tac. Ok, oh Merda. shit. Allora, io non so quanto l'arco possa essere utile Proviamo questo contro questi. Mi giocattolino. tiene voluto per caricare. Premi per scoccare la freccia. Più a lungo tieni premuto, più tensione crei, chiaramente. Ah, ok, devo semplicemente tenere premuto L2 per caricare, R2 per scoccare. Ok, perfetto, Oh chiaro. cavolo. Che? Cosa c'eri così Ora sconvolgente? Perché ascolta. Joel sei tornato di sopra? Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa Lascia deve prima essere fare molto così. chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha Ok. solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Va bene, cioè, giustamente vive un inferno, è diventato malfidato. Cioè, penso che sia una reazione psichica anche abbastanza normale, voglio dire, in un mondo di merda come quello. Cioè, per forza di cose, eh. Oddio. Ok, allora, prima di diventare Vedi quel cavo? poltiglia. Stai al di sotto, ok? Tieni la Ma non testa posso bassa. raccoglierlo. D'accordo. No, a quanto pare no. Va bene, meglio fare attenzione, ragazzi, qua intorno, perché davvero non si può mai sapere. Qua dentro ci posso salire, sì, ma non c'è una Mi hai ceppa. sentito? Sì, lo sento e come. Purtroppo.
Oddio. Sì? Ehi, vuoi entrare lì? Magari troviamo qualcosa. Troverai me quando sarò morta d'infarto. Nessun problema. Ci penso io. Scusa, chi era? Stavano bussando fino a un attimo fa. E mo non c'è l'anima. Fai piano, Ellie, per l'amore di Dio, va. Andiamoci piano, perché non vorrei combinare macelli giusto adesso. Di là? C'è qualcuno lì? Ok, allora qua c'è tutta roba al massimo. A meno che non mi dovesse venire in mente di creare qualcosa. Magari mi creo un altro medikit che non si può mai sapere. E raccogliamo sta roba, che appunto può essere utile. Ellie, io ok che ti ho detto che mi devi stare incollata ai gap, però, cioè, magari fino a un certo punto, tesoro, va bene. Non è che mi devi contare i peli che c'ho sul sedere. Oh, merda. Ah! Oh, cazzo, Gesù. Quel coso mi ha spaventato a morte. Beh, già che ci siamo... A te! In giro. La puta che te parlio. Dio santo, raga, mi ha fatto prendere un infarto. Mica perché l'avevo visto. L'ho visto all'ultimo. Oh, ordine per evacuazione, molto interessante. Soldati stanno andando porta a porta e obbligano la gente a salire sui bus. Si saranno incontrati. E come diavolo faccio a saperlo? Beh, spero che ce l'abbiano fatta. Io come faccio a saperlo? Ti ho appena conosciuto? Cioè, che domande fai, Ellie? Come dovrei poter sapere una cosa del genere? Secondo la tua logica? Non so. Comunque, vabbè. Siamo entrati qua, abbiamo guardato. E adesso? Alziamo i tacchi. Guarda qui. Oh, cazzo. Ci stavo giusto per andare sopra. E adesso? Dovrò usare una bottiglia, qualcosa, suppongo. Stai lontana, Ellie. Ok. Stai lontana. Quando qualcuno ti dice stai indietro, tu che cosa intendi per la precisione? Perché sei appena a fianco a queste. Oh, cavolo. Quegli affari sono spettacolari. È uno dei modi per farlo. Ecco, guarda un po'. Oh, ti fa saltare in aria e sei a posto. Ciao, amico. Non c'è una bella cera. Vedi quello? Vai indietro. Ok, lo facciamo saltare in aria di nuovo. Però questo potrebbe attirare nemici. Magari. Andiamo. Mazza che boom, regà. Che boom te. Stammi vicina. Esatto, che ti ripeto, non significa che mi devi contare i peli del sedere, eh. Ti ho preso. Porca troia, Bill. Che è successo? Una bella trappolona, ecco che è successo. Una delle stupide trappole di Bill. Oddio, là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Ok, però la vedo male, la vedo male. Dai, non ricordo molto positivamente questo momento. Che c'è? Oddio, piano. Joel! Che c'è? Oh, shit. Ecco, te pareva, ecco perché. Ecco perché non... Ah! Tua hermana! Vattene! E vattene! Ecco perché. Ecco perché non me lo ricordavo tanto positivamente sto coso. Come va? Ah! Tua sorella! Ellie, mettici 2 minuti in più. Non ho assoluta fretta. Non ho assoluta fretta, cazzo. Oddio. Se la vuole mangiare, mangiatela pure. Oddio. Ok. Ricarica, 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 ricarica. Oh, shit. Non so, magari... Madonna, quanto tempo ci stai a mettergli? Quanto tempo ci stai a mettere? Oh, cazzo, arriva. Arriva il clicker. Arriva il clicker. Quello può essere un grosso problema. Un enorme problema. Un gigantesco problema. Quando vuoi, Ellie. Sì, infatti. Sante cazzo a mattine si direbbe qua, Se non preoccuparti. Oddio. Aiuto. Stai bene? Che ho? Puoi farcela. Oddio, oddio. Oddio, la situazione è drammatica. È letteralmente drammatica. Grazie. Ce la famo? Ce la famo? Su. Porca puttana. Oddio, ne sta arrivando un altro. Oh, cazzo, allora quanti ne arrivano? Oddio, un altro lì. Oddio, se la mangio, se la mangio viva. Oddio, sta giù. Oh, cazzo, non era morto. Cazzo, non era morto.
Ok, 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 Ellie, ci penso io. Ci penso io, non ti preoccupare. Oh cavolo, oddio, sta arrivando. Oddio, oddio, ah! Oddio. Ok, giustamente adesso non se la prendono con me perché io sono tipo in aria. Ok, quindi non riescono a puntarmi. Ce la farò? E mori, c'è. Oh cazzo. Oh, ci siamo. Oh! Aio. Ecco qua. Sono stato appeso a testa in giù fino ad ora. Oh, che schifo. Oh, ci siamo. È il nostro amico. Io direi di muoversi, sì. Di muoversi. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Ok, ok. Oh. Indietro, indietro. Se fa prima, ecco, spappoli prima la testa, vedi? Per esempio. Anche per. Ecco. Sì, sì. Ok, di qua, taglieremo di qua. Ah, ok, non c'era bisogno che aspettassi lì. Perfetto, corriamo. Corriamo come forsennati, per l'amore di Dio. Muovite, per carità. Muovite. Bill, la pesta di tua sorella. La pesta di sorella. Entra, cazzo. Oddio. Dov'è? Dov'è? Dov'è Bill? Ah. Oh! Oh, cazzo. Oddio. Oh, cazzo. Oh, mazza, mazza, mazza. Oddio. Ok, Bill, che facciamo? Oddio, non se lo mangia vivo. Oddio, minchia, raga. Non posso mirare con questo. Quanti colpi ho missato, ragazzi? Io penso almeno 5-6. Che cosa meravigliosa. Andiamo. Oh, sì, vabbè. Forza, forza. Oddio, non volevo picchiare Ellie, ma probabilmente è stato un lapsus. Sarà stato un lapsus. Ci siamo, ci siamo. Minchia, se so veloci sti stronzi. Diavolo. Era un pelo. Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Ecco. Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Oh, non provocarmi. Stai... Piano, piano, piano. Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, che sono pulito. Se vedo anche solo un segno. Basta! Rotto, stronzo! Hai finito? Si è finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzetto. No, fanculo, mi hai ammanettata. Ti prego, puoi stare zitta. Che insiste, eh. Okay. Non aiuti, Ellie. Tappa della cazzo le bocca un attimo. Questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi, ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu che mi aiuti culo. Ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è l'ottimismo piena di fottute, è profumo della vita. Statemi attaccati al culo. Come sempre. Delizioso. Dacci un taglio. Non preoccuparti. Conteremo i tarzanelli che hai fra le chiappe. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ottimo. Io me prendo pure questa. Guarda se c'è qualcosa di utile.
Ok, allora, vediamo che c'hai di bello, Bill. È bello, 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 bello. C'è le cose belle. C'è qualcosa qua. Magari da destra metto il coltello duro un colpo in più. Ottimo. Pronti? Sì, sì, siamo pronti. Andiamo, va. Ah, che culo, tra l'altro. Sto posto è vicinissimo, okay, dall'altra parte della città. La porta aperta, no? Ci sono. Che sì, dammi un attimo. Per l'altro edificio, su per le scale, muoviamoci. Senti, andiamo. Stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Parla. Non scherzavi su di lui. Sì, allora, un tipo che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegna? Sto cazzo. Quella cosa mocciosa. Fanculo anche a te. Si fa le grasse risate, Bill. Spero che tu sappia quello che fai. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare... Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Ah, ok. Quindi passiamo prima all'armeria per sto motivo. Ce n'è uno dentro. Oh, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. Oh, c'era del tenero? Sì, certo. Occupato. Perché non glielo dice? Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Bello schifo. Va bene, andiamo. Quindi la parte della città dove stiamo andando, guarda un po', è piena di infetti. Che culo, non potevamo andare, che ne so, in un posto pieno di unicorni, allora, carini. Perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, ma secondo te è semplice. Geniale. Per quale motivo infatti non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana. Infatti! Merda. Grida un po'. Pronto. Oddio, raga. Madonna, Gesù. E mo? Madonna, quanti sono? Oh, oh, oh. Ok, allora, al primo... Oddio. Oh, quelli che dobbiamo puntare, cazzo, i clicker. Ah, quanto è bello far volare le teste. Con cosa lo colpisci, Bill? Così, a mani nude. Ah, benissimo. Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Legge. A prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Parla da solo, interessante. Joel, da questa parte. E si sale. E si sale. Andiamo allora. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. La gente normale si spaventa. Quello è il grosso problema. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Beh, se non hanno la chiave. Nella cantina. Nella cantina. Ah, qui. Ok. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Tipo amichevole. Mi piace, insomma. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? E dai, con sta cazzo di Tess. Oh! Allora non è così intelligente come immaginavo.
Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. E dai, Diamoci una mossa. Sì! Un bel upgrade. Mi piace, questa è a pompa, ragazzi. Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'è? Niente di osceno, per favore. Oddio, oddio, ti ho appena detto niente di osceno. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, comodo. Ho già visto i tuoi lavoretti. Ecco qua, ok, quindi abbiamo appena imparato a fabbricare pure questa robetta, che può essere pure molto utile. Quindi queste bombe esplodono quando un nemico si avvicina. Perfetto, quindi si può anche piazzare, diciamo così. Le bombe inesplose sono sempre recuperabili. Abbiamo fucili a pompa e bombe, che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Ma fanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Esatto, bello, l'hai detto. Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Io intanto qua posso un attimo migliorare il mio equipaggiamento. Vediamo un po'. L'unica cosa che posso fare è migliorare la velocità di fuoco della rivoltella. Ok. E anche la velocità di ricarica. Direi. Dai. Ora siamo a posto così. Ok, qua c'è della roba. Non tralasciamo nulla. E tac e tac e tac e tac e tac e tac. Scusa Billy il bello, ma ti rubo un po' di roba. Quindi ci dirigiamo a prendere la battery. Ok Billy, siamo pronti, possiamo andare. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Che no. Non mi serve la tua merda, fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un falco. Sì. Minchia che pesante. Uno per un motivo, l'altra per un altro. Madonna, regà. Sembrate marito e moglie. E basta. Ottimo. Ci serviva una preghierina prima di partire. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Non mi sono pulito il sedere l'ultima volta che ho fatto la cacca. Accidenti, okay. Lo dovevo dire. È ora di fare i bagagli. Devo pur dirlo a qualcuno prima o poi. Ti seguo a ruota, eh? Ok. E lì andiamo. Infatti, ecco, è qua dietro. Scuola. Ok. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Prontissimi. Siamo nati pronti. Tu facci da guida che noi ti seguiamo. Sempre per contare i tarzanelli fra le tue chiappe. Oh, cavolo. Forza, dai. Tu non guardarli. Che schifo. Ho visto di peggio. E allora? Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Non lo sarà per noi, andiamo. Esatto, che pensi in me? Perché io sono Joe, sono bello, sono figo. Ehi, faccio il fotomodello. Silenzio. Zitta. Che cosa abbiamo sentito? Ecco che cosa abbiamo sentito. Bella rottura de palle, raga, come sempre. Ok, proviamo ad attirarlo di là. Facendo sempre il più piano possibile. Anche se non ho la minima idea. Ok, dobbiamo andare di là, quindi.
Tu pure vai da là, grazie. Suppongo di dover scendere di qua. C'era una scala pure dall'altra parte, però regà, io direi che la situazione è già abbastanza incasinata. Ciaone, quanti ce ne stanno? Quanti ce ne stanno? Billy il bello sa cosa fare. Forza ragazzi, approfittiamo. Non avevo idea che ci fosse una bomba lì, regà, vi giuro. Andate da là, grazie, ci fate un favore. Togliamo il pezzo di legno, anche se non so quanto potrà essermi utile. E non è di qua che dovevo andare. Splendido. Ah, ho lanciato la bomba prima. Ma vedete che sto a dormire, allora. Direi che è meglio non commentare. Sì, 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 voi andate. Che non succede niente. Se ci passate voi davanti non succede assolutamente niente. Va bene. Io mi ficco, vado. Merda, è bloccata. E te pareva. Con questi cosi che vanno in giro è veramente comodissimo il fatto che sia bloccata. Ok, diciamo di sì. Ho una chiave per quel cancello. Billy, ma sei stronzo. Ero lì un attimo fa. Sì, è stronzo, va bene. È stronzo sì. Ripeto, ero lì un attimo fa, cazzo. E una volta che mi allontano dice: oddio, che sta succedendo? Vabbè. Eeeh, arrivano tutti. Forza. Che bellezza. Colpa di Billy il coglione. Non sei più Billy il bello, sei Billy il coglione. Perché ero lì vicino al cancello e all'ultimo, una volta che io me ne vado, tu dici c'è una chiave per quel cancello. Ma la fessa resoreta. Grazie Billy, mi hai migliorato la giornata. Mo me devo rifare tutta sta parte che già me l'ero fatta in santa pace. Ok Billy, ci sto, però muovite. Muovite, porta le tue chiappone pelose fin qua, per favore. Sbrigati. Oh cazzo, sta venendo qua. No, e dai. Va davvero benissimo così, Billy. Grazie, grazie a te e alla tua meravigliosa collaborazione. Sono commossa. Ok, riproviamo. Vediamo se questa volta capisce il concetto. A dirci, che ce l'hai, muovite. Muoviamoci senza. Perfetto, muovi il culo. Sì, infatti, è quello che vorrei provare a fare se Ellie si togliesse dalle palle. Oh. È dietro di te. Oddio. Piano. Grazie. Grazie, Ellie, non me ne ero accorta. Ah, questi ci vedono. Quindi il guaio è quello. Quindi andiamo da qua. Non scherzavi su questo posto. E poi andiamo da qua. Non scherzava, no. Oddio. Cerchiamo di non farci beccare adesso. Spero che sia di qua che devo andare. Perché me lo sento dietro il collo? Ok, perché effettivamente più o meno ce l'ho dietro il collo, va bene. Minchia, regà. È gigante pure sto posto. Oddio, sta arrivando giusto qua, guarda caso. Perché non mi stupisce? Colica, eh. Te capisco, amico. È dura. So che significa. Ok. Non so se sto andando nella direzione giusta, sinceramente. Non ho idea se è di qua che devo venire. Boh. Allora, qua c'è roba che possiamo prendere. Quindi non ci siamo passati. Non ci sono passata un attimo fa di qua? Forse no. Ma non lo so. No, vabbè, mo sto a rifare il giro. Quindi sì, da qua ci sono già passata. Oh, cazzo. Visto che qui c'è della roba, l'intuito mi dice che da qui non ci sono passata. Quindi prendiamo pure tutte queste belle freccine e tutta questa bella robina e procediamo di qua. Penso sia la direzione giusta, almeno mi auguro. Ok, allora qua c'è niente, pare di no. Da questa parte. Piano, oddio. È bloccata dall'altra parte. E mo? Se passassimo di lì. Per la di botola del cane. Sì, Joel, dai. Decidi tu. È un'ottima idea. Lei ci passa. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altre cliche. Oh, merda. Tanto per cambiare, che novità. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Oh, shit.
Ok, facciamo piano. Se passiamo da qua senza far rumore. Ma fai rumore. Sì. E non lo posso sopportare. Il tuo tanfo secolare. Ma fai rumore. Qui. Ok, qua. Colpi interessante. E scotch interessante. E non posso usarlo. Ok, cioè non posso prenderlo perlomeno. Va bene, Billy il bello. Tu faccia strada. Intanto prendo questi. Andiamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere okay. Al sicuro, dai. Ok, dovremmo. Usiamo sempre il condizionale perché. Che cazzo. Come al solito non mi devo rendere conto di quando la macchinetta decide di smettere di registrare. E quindi probabilmente non avrete visto la mia brutta faccia per un po'. No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Ottimo. Nel frattempo mi faccio un giretto come al solito, per vedere se posso rubare un po' di robetta. Infatti, allora, roba utile. Qua niente. Di qua. Ah, qua sto vedendo un po' di roba. Se non sbaglio. Ehi. Di, che c'è? Che cazzo c'è da urlare? Ecco, ci sto. Sì. Ci sono, eccomi. Non c'è bisogno di urlare, come al solito. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Ok. È una cosa semplicissima, Cerca di non fare rumore. Semplicissimo arrivare fin lì. Vabbè, ragazzi, allora. Io direi che per oggi siamo stati anche abbastanza. Forse troppo. In compagnia del carissimo Billy il Bello. Per cui ci fermiamo qui. Vediamo se riusciremo a compiere questa impresa, ragazzi, di recuperare questa benedetta batteria la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao!